Ci avviamo al termine della cerimonia ufficiale, perché dopo il ministro Roberta Pinotti adesso l'intervento del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Al ministro della Difesa, ai rappresentanti del Parlamento, a tutte le autorità presenti, al sindaco di Asiago, a tutti i sindaci che rappresentano qui le popolazioni che qualche generazione addietro ha sofferto gli eventi drammatici che stiamo ricordando. Un saluto a tutti i presenti, cittadini di Asiago e dell'Altipiano. Avverto un sentimento di grande coinvolgimento generale nel prendere la parola qui ad Asiago, capoluogo degli Altipiani, che 100 anni fa furono teatro di una delle più grandi e sanguinose battaglie in cui fu impegnato l'esercito italiano nella Prima Guerra Mondiale. Ho appena visitato il grande ossario dove riposano uno accanto all'altro i corpi di quasi 55.000 soldati di entrambi i fronti, provenienti da molti, anche se non da tutti i cimiteri sparsi nell'area dell'Altipiano. Il numero molto alto, prevalente, dei caduti non identificati ci racconta la crudezza di un conflitto combattuto con armi distruttive e micidiali. Al termine di questa cerimonia recherò una corona di fiori sulla cima dell'Ortigara, il Calvario degli Alpini, uno dei tanti splendidi monti divenuti allora luoghi di dolore, contesi palmo a palmo, che narrano storie di coraggio, di eroismo, di sacrificio di migliaia e migliaia di soldati. In quei mesi terribili di 100 anni fa, la bellezza suggestiva di questi luoghi fu trasformata in un paesaggio di distruzione e di morte. L'Altipiano somigliava a un enorme cimitero a cielo aperto per migliaia di italiani provenienti da tutte le regioni e per austriaci, ungheresi, croati, polacchi, boemi, bosniaci, slovacchi, anche russi e ucraini prigionieri. Vi si aggiunsero, verso la fine del conflitto, anche francesi e inglesi. Di loro oggi resta un nome scolpito sul marmo. Per molti altri neppure quello. Eppure ognuno di loro era una persona con un suo mondo unico e irripetibile. Ciascuno portava con sé un bagaglio di esperienze, di speranze, di affetti, di progetti per un futuro che non vi sarebbe stato. Erano cristiani, cattolici, protestanti, ortodossi, musulmani, ebrei, non credenti, contadini, nobili, operai, borghesi, soldati di ogni estrazione che partecipavano alla guerra con motivazioni e stati d'animo differenti, con senso entusiasta, forte senso del dovere, rassegnazione, fino a forme di rivolta covate in silenzio. Uomini diversi, per provenienza e per mentalità, ma che provavano nel buio delle trincee e nelle ore terribili di attesa dell'assalto gli stessi sentimenti umanissimi, la paura della morte, della sofferenza, la nostalgia degli affetti, il dolore. Oggi riposano insieme, accomunati dallo stesso destino, quello di morire nel fiore degli anni,
a causa di una guerra crudele e fratricida che esplose improvvisa nel cuore dell'Europa, che lambì i confini della terra e che deviò drammaticamente la storia e il suo corso. La guerra, ogni guerra, è un moltiplicatore di lutti e di sofferenze. Nel rendere doverosamente onore ai caduti di tutti gli eserciti, prime vittime del conflitto, non possiamo dimenticare gli affanni e i patimenti di tanti rimasti in vita. Penso ai numerosissimi mutilati e al loro difficile reinserimento nella società, al gran numero di prigionieri di guerra che subirono stenti e incomprensioni, alle donne vedove e madri caricate di nuove e pesanti responsabilità, agli orfani, ai tanti genitori sopravvissuti con dolore ai propri ragazzi, ai profughi, alle persone che la guerra ridusse in miseria. Il 15 maggio del 1916, come ci ha appena ricordato il professor Pozzato, un massiccio e spaventoso bombardamento con cannoni di grosso calibro dell'esercito austro-ungarico dava inizio all'offensiva del Tirolo, che passerà alla storia come Strafe Expedition, la spedizione punitiva. Conrad, capo di stato maggiore dell'esercito imperiale, riuscì a radunare segretamente una massa ingente di uomini e di artiglieria lungo il confine con il Trentino, un fronte ritenuto dai comandi italiani non particolarmente a rischio e sul quale non erano preparati. Iniziava così, rapidissima, l'avanzata della fanteria austro-ungarica, che uno dopo l'altro conquistò i capisaldi italiani. I nostri soldati, nonostante l'accanita resistenza, furono costretti ad arretrare molto. Dal forte Vezzena piovvero bombe su Asiago e Gallio, ridotte a un cumulo di macerie. La tempesta di fuoco proseguì senza tregua e rase al suolo interi paesi. Arsiero, Canove, Fozza, Mezzaselva, Roana, Rozzo, Tresché, Valstagna, Verodastico. Era la prima volta dall'inizio del conflitto che civili italiani venivano così duramente coinvolti. Ingenti truppe nemiche dilagavano dal Trentino nel territorio veneto. La guerra per l'Italia mutava di colpo. Da offensiva diveniva difensiva, provocando grande sgomento. Le popolazioni degli altipiani furono assollate in modo disordinato. Per i profughi iniziò un lungo calvario. Incrociarono in quei giorni la Brigata Sassari, oggi impegnata nell'importante missione in Libano. Emilio Lussu, volontario, capitano di quella gloriosa brigata, descrisse così l'incontro con la colonna dei soldati che abbandonavano le loro case. I contadini allontanati dalla loro terra erano come naufraghi. Nessuno piangeva, ma i loro occhi guardavano assenti. Era il convoglio del dolore. Dissollati se ne conteranno più di 75.000. Questo dei civili è un capitolo di storia a parte, fatto di dolore, di incomprensione, di miseria e per lunghi anni trascurato dalla memoria storica. Molto difficile. Molto difficile, in particolare, fu la condizione degli appartenenti alla minoranza etnica dei Cimbri. Erano presenti nell'area dell'Altipiano fin dal secondo secolo avanti Cristo. Parlando una lingua di ceppo germanico, furono guardati con sospetto. Accanto a queste pagine dolorose ve ne sono state altre, nobili e confortanti, che riguardano la grande rete di solidarietà messa in piedi
da organizzazioni civili e religiose per assistenza materiale e morale agli sfollati, supplendo alle carenze di uno Stato interamente concentrato nello sforzo bellico. L'avanzata dell'esercito imperiale è veloce. Il 20 maggio gli austro-ungarici investono il settore centrale dell'altipiano. Il 28 entrano in Asiago, completamente distrutta dai bombardamenti. In altre zone l'avanzata viene fermata o quantomeno rallentata grazie alla strenua resistenza dei soldati della prima armata, che scrissero pagine di abnegazione e di eroismo. Ma a fine mese la linea di resistenza italiana risulta molto arretrata. Se cedesse quell'ultimo fronte, gli austriaci dilagherebbero nella pianura padana, prendendo alle spalle il grosso delle armate italiane concentrate sul fronte dell'Isonzo. Il generale Cadorna, dopo i primi giorni di sbandamento e incredulità, prepara una efficace contromossa, sposta uomini e mezzi dal Carso per creare una nuova armata, la Quinta, per difendere la pianura e a rincalzo delle prime linee. La situazione però rimane grave, si teme l'irreparabile. Il 3 giugno cede anche uno degli ultimi baluardi, il Monte Cengio, nonostante l'eroismo dei granatieri di Sardegna, costretti a battersi fino al sacrificio estremo in condizione di assoluta inferiorità numerica. I comandi italiani chiedono ai soldati di serrare le file, di resistere a oltranza. Proprio su questi monti avvengono i primi episodi della triste e odiosa pratica della decimazione a carico di quei reparti che sbandano di fronte all'avanzata nemica. La conquista del Monte Cengio, con la sua enorme valenza strategica e simbolica, coincide però con l'esaurirsi della spinta offensiva austro-ungarica. Korad tenta il tutto per tutto ancora, ordinando ai suoi di forzare le linee italiane sul lembo più orientale dell'altipiano, nella zona delle Melette. Trova resistenza da parte italiana e il comando austro-ungarico è costretto a ordinare la fine dell'offensiva, durata oltre un mese. La guerra sull'altipiano, però, non è finita. Dopo poche settimane comincerà il tentativo dell'esercito italiano di riprendere le posizioni perdute. Il conflitto continuerà qui fino alla fine della guerra, con altre grandi battaglie, con disperati e sanguinosi tentativi da una parte e dall'altra di strappare al nemico una cima o un lembo di terra. Secondo uno studio del dopoguerra, il 95% delle abitazioni altipiano era andato distrutto. Sono corsi anni prima che la vita dell'altipiano, sfigurato anche nel paesaggio, tornasse alla normalità. Così, nelle pagine di Rigoni Stern, si presentava al giovane protagonista dell'anno della vittoria il suo paese dopo l'armistizio. Niente più era rimasto di quanto aveva nel ricordo e che aveva conservato per tanti mesi nella nostalgia dell'anima. Non erba, non case, né orti, né il campanile con la chiesa, nemmeno i boschi. E aggiungeva, i gas, le bombe di ogni calibro, le mitragliatrici in 3 anni avevano distrutto anche le macerie. Ed era questo che i suoi occhi vedevano e la ragione non voleva ammettere. Sono numerose le personalità che a diverso titolo, da una parte o dall'altra del fronte, incroceranno i loro destini con quello delle battaglie combattute negli altipiani. Gianni e Carlo Stuparic, Ernst Hemingway, Carlo Emilio Gadda, Emilio Lussu, Robert Musil, Rudyard Kipling, l'alpinista e cineasta Louis Trenker, i martiri irredentisti Cesare Battisti, Fabio Filzi e Damiano Chiesa. Nomi nella loro diversità che rendono plasticamente l'idea di quanto sia stata estesa la portata della guerra sull'altopiano. I luoghi, i paesi, i monti circostanti diventarono simboli nel mondo di imprese epiche e di battaglie sanguinose.
scrisse in versi Hemingway, Arsiero, Asiago e quanti altri ancora, piccoli paesi di confine nei giorni dell'anteguerra. Pur non avendo, per ragioni di età, combattuto nel primo conflitto mondiale, ma nel secondo, il nome di Mario Rigoni Stern è entrato a far parte, a pieno titolo, della storia del grande conflitto sull'altipiano. Si deve principalmente ai suoi romanzi, ma anche alla sua paziente e appassionata opera di recuperante della memoria, di cui è stato magistrale interprete anche Ermanno Olmi, sulle drammatiche vicende si deve a questi testimoni, a questi interpreti, se le drammatiche vicende che sconvolsero questi monti sono arrivate sino a noi in maniera così nitida. Rigoni Stern, con la sua vita, con la sua prosa coinvolgente, con la sua umanità, ha anche rappresentato un anello di congiunzione tra due conflitti mondiali del secolo scorso. Nel 2003, in un libro, nella prefazione di un libro sulla Strafe Expedition, scriveva: la grande guerra ci appare in tutta la sua importanza, con tutto l'immenso peso che ebbe per i popoli d'Europa e per tutta l'umanità, e anche per farci capire che sui campi di quelle battaglie venne sparso il seme per la seconda guerra mondiale. Così diceva, scriveva Mario Rigoni Stern. Sulle cause della grande guerra sono state scritte migliaia di pagine, come è noto. Ed è opinione comune tra gli storici di tutto il mondo che la volontà di potenza, gli egoismi nazionalisti spinsero gli stati lentamente, ma inesorabilmente, come su un piano inclinato, verso il baratro del conflitto. Scrisse con grande efficacia Attilio Frescura, ufficiale interventista e pluridecorato: chi scatena una guerra? Non certo un uomo detto re, ma mille forze, ognuna delle quali provoca l'altra, forse anche inconsciamente, e la gigantisce, come avviene nelle valanghe. Così fu che la grande guerra iniziò. L'attentato di Sarajevo fu la scintilla, ma erano mesi, anni, che il cielo sopra l'Europa si andava saturando di gas esplosivi. E fu chi, tra le classi dirigenti, lo alimentò consapevolmente, chi invece lo subì, incapace di trovare uno sbocco. Le voci di pace furono numerose e autorevoli, ma si trovarono ben presto sopraffatte. Ogni nazione entrava in guerra con la speranza di ottenere gloria, prestigio, ricchezza, acquisizioni territoriali. Ogni Stato era convinto che avrebbe velocemente sconfitto il nemico e che della sua distruzione avrebbe ricavato enormi vantaggi. Non fu così. La guerra durata 4 anni e combattuta senza esclusione di colpi lasciò dovunque lutti, ferite indelebili, devastazioni morali e materiali. La prima guerra mondiale non generò pace, non sopì gli antichi conflitti, non risolse le controversie annose, non concesse benessere economico e prosperità, neppure ai vincitori, generando tra le popolazioni sfiducia e risentimento. La guerra non fu l'igiene del mondo, ma un morbo letale che infettò stati e popolazioni. Molte di quelle stesse classi dirigenti che non seppero evitare la guerra e in alcuni casi la cavalcarono in nome del sacro egoismo nazionale furono travolte dal nuovo ordine politico, economico e sociale venutosi a creare nel dopoguerra immediato. Malgrado tanti lutti e tanto dolore, la grande lezione che la grande guerra impartiva a governanti e popoli non venne compresa, tragicamente. Il nuovo ordine mondiale imposto dai vincitori fu insieme la premessa e la causa di nuove e ancor più gravi tragedie che avrebbero sfigurato per un quarto di secolo
il volto della civilissima Europa. Possiamo ben dirlo oggi, volgendo lo sguardo al secolo scorso. È stata la pace, non la guerra, ad assicurare stabilità e progresso. È stato il dialogo, non lo scontro, a permettere le grandi conquiste civili, economiche e sociali di questi 70 anni. Sono state le intese, le alleanze non aggressive, le unioni a livello sovranazionale e non le chiusure e le barriere a garantire al nostro Paese e agli altri la libertà, la democrazia, il benessere, lo sviluppo. La classe dirigente europea del secondo dopoguerra, a differenza delle precedenti, si dimostrò all'altezza del compito immane della ricostruzione economica e morale di un continente distrutto e sgomento. Ci riuscì, operando con lungimiranza, tenendo insieme visione e pragmatismo, idealità e concretezza. Senza visione, senza ideali, senza sogni, la politica si inaridisce, perde il suo slancio vitale e lentamente finiscono per prevalere la paura, il sospetto, gli egoismi, la tentazione di rinchiudersi nei recinti di malintesi interessi nazionali. Le grandi sfide imponenti che oggi il mondo si trova davanti, il terrorismo, le migrazioni, i cambiamenti climatici, la lotta alla fame e alle malattie, lo sviluppo, si vincono tessendo collaborazioni e costruendo ponti. Servono comune intelligenza, unità di intenti. Vanno ricercati con ostinazione obiettivi condivisi e politiche comuni. A fenomeni globali è impossibile dare risposte soltanto nazionali. Ignorarlo sarebbe illusorio e pericoloso. In queste terre, tra questi monti, 100 anni fa, si dissanguava tanta parte della gioventù d'Europa. In questi decenni, tra le nazioni che si combatterono nelle due guerre, si sono fatte sempre più strada, concordia e collaborazione, che hanno generato benessere, opportunità, crescita. Oggi quei popoli e quelle nazioni, allora in guerra, sono popoli fratelli e nazioni amiche e alleate. Fanno parte di una unione che ha posto al centro della propria missione la pace, la democrazia, i diritti, la libertà. Oggi i nostri giovani non si uccidono più per un palmo di terra, ma viaggiano liberamente per il continente, studiano, si incontrano, dialogano, lavorano insieme, si sposano e mettono al mondo una generazione nuova di figli, figli d'Europa. Il momento per l'Europa e per il mondo intero non è facile. Vi è il rischio concreto che forze disgregatrici, minacce terroristiche, crisi economiche e flussi migratori facciano fare pericolosi balzi all'indietro. Governi, classi dirigenti, forze sociali, intellettuali devono mostrarsi responsabili, lucidi, lungimiranti, all'altezza del compito epocale che grava sulle loro spalle. Devono anteporre ideali e visione alla ricerca effimera del consenso a ogni costo, ottenuto a volte con grandi semplificazioni e con demagogia. Assicurare un futuro di pace, di benessere e di diritti è il sogno che ci chiedono con forza le nuove generazioni. Un grido silenzioso affinché la tragedia di una guerra fratricida non abbia mai più a ripetersi sale dai tanti cimiteri militari sparsi qui attorno sull'altopiano come nel resto d'Europa. Raccogliere questo sogno, e sono qui per questo, con i rappresentanti del Parlamento, del Governo, con il Presidente della Regione Veneto,
con i sindaci, raccogliere questo sogno e quel grido, e oggi è il miglior modo per rendere onore a chi è caduto per la sua patria e per rispettare tanto sangue versato. Il Presidente della Repubblica prende congedo dalle autorità intervenute e si predispone. Repubblica. E adesso, prima di lasciare la piazza davanti al Duomo, riceverà gli onori finali. Ancora si intrattiene il Presidente Mattarella con alcuni dei sindaci. Presidente Mattarella ha parlato di sentimento di coinvolgimento, ha avvertito il grande calore espresso da Asiago e dagli altri comuni che sono stretti intorno alla sua figura, quello che lui rappresenta, e che l'hanno anche sciolto, come abbiamo visto nelle immagini in precedenza, all'ossario dell'Aiten, dove l'abbiamo visto intrattenersi con i bambini. Ha fatto riferimento all'Ortigara come calvario degli alpini, ha parlato delle storie dei soldati come storie di coraggio, di eroismo, di sacrificio, e ha definito l'altipiano come un enorme cimitero a cielo aperto. Ha fatto riferimento poi agli sfollati civili, dolore che ha trasformato quelle genti, ha fatto patire loro dolore, incomprensione e miseria. Un fenomeno, ha detto Mattarella, che ha avuto poco riconoscimento. Ha parlato di minoranze etniche dei cimbri, che erano guardati proprio perché parlavano il cimbro, con sospetto e diffidenza. Ha più volte citato Mario Rigoni Stern e alla fine ha detto che è stata la pace, non la guerra, a dare stabilità e progresso. Adesso vengono resi gli onori al Presidente della Repubblica. Grazie a Giancarlo Bortoli, ho recuperato quel passaggio che il Presidente ha dedicato a rileggere Mario Rigoni Stern, e credo che fosse riferito a quando Rigoni è ritornato ad Asiago, trovò... Non lui di persona, lui riporta la memoria di altri che nel 19 rientrano nell'altopiano e trovano lo sconquasso che è descritto nell'anno della vittoria in quel passaggio che ha citato il Presidente. È questo, ma quando giunse sulle alture della Clama rimase impietrito, niente più era rimasto di quanto aveva nel ricordo e che aveva conservato per tanti mesi nella nostalgia dell'anima. Non erba, non prati, non case né orti, né il campanile con la chiesa. Nemmeno i boschi dietro la sua casa e il monte lassù in alto, era tutto nudo e giallo e bianco. L'insieme sembrava la nudità della terra dilaniata, lo scheletro frantumato, i gas, le bombe di ogni calibro, le mitragliatrici in 3 anni avevano distrutto anche le macerie. Ed era questo che i suoi occhi vedevano e la ragione non voleva ammettere. Adesso il Presidente sta per lasciare alle sue spalle il Duomo di San Matteo, che mi diceva Giancarlo Bortoli non è di proprietà della diocesi, il Duomo di San Matteo? No, il Duomo di San Matteo è di proprietà degli asiaghesi. Degli asiaghesi. Esattamente. Tant'è che l'arciprete viene eletto dai capifamiglia di Asiago e... come dire, la parrocchia è sostenuta economicamente dalla comunità di Asiago, perché esiste una specie di mini patto lateranense, un patto Stato e Chiesa, diciamo, comune e parrocchia da noi. Viene consegnato al Presidente della Repubblica alcuni attestati, alcuni pergamene. Non so se Tommaso Quaggio sia proprio in mezzo agli asiaghesi, se è così. Vediamo se riusciamo a raggiungerlo e a cedergli la parola. Tommaso Quaggio, mentre con le immagini rimaniamo sul Presidente della Repubblica che si approssima all'uscita dalla piazza.
con lui sempre il ministro Pilotti, l'onorevole poi c'è il sindaco di Asiago, il saluto della piazza al Presidente della Repubblica. Non finisce qua la giornata di Sergio Mattarella, perché adesso raggiungerà in auto l'aeroporto Romeo Sartori, da lì partirà in elicottero verso l'Ortigara, verso il Lozze. Vicino all'aeroporto vedo già Andrea Ceroni, è già pronto l'elicottero ad attendere il Presidente. Andrea? Sta ancora microfonando, quindi non riesce a sentirmi. C'è Tommaso Quaggio con, che è in mezzo alla gente. Tommaso, come ha vissuto con il pubblico questo intervento lungo, questa lezione di storia del Presidente Mattarella? Allora, non riusciamo a raggiungere, ma dovremmo farcela invece a trovare all'aeroporto di Asiago Andrea Ceroni, mentre... Eccolo qua, Andrea, è tutto pronto all'aeroporto? Eccoci qui dall'aeroporto di Asiago. Siamo in onda, Marco, siamo in onda dall'aeroporto di Asiago. Eccoci qua, è in arrivo il presidente del... Ti sento, ho capito che sono in onda.